Allora, possiamo procedere con l'appello? Antonio Tutolo, Luca Borrelli, Giovanni Paolo Conte, Maria Immacolata Cipelli, Lucia Pedone, Maria Pia Prezioso, Vincenzo Leccese, Leonardo Renzone, Giuseppe Grasso, Francesca Ricucci, Carmen Antonetti, Giuseppe Pitta, Vincenzo Checchia, Stefano Colelli, Raffaele Lavecchia, Francesca Niro, Giuseppe Gerardo Pizzarri, Luigi Carmine Ziccardi, Leonardo Del Gaudio, Simona Del Rosso, Vincenzo Iannantuoni, Sefora Maria Tetta, Antonio De Maio, Marina Petroianni, Fabio Valerio, ok, quindi ci presenta sempre Fabio. Procediamo con l'inno. Consigliere Vincenzo Leccese, che ha regolarmente comunicato all'ufficio di presidenza. Bene, passiamo l'unico a capo della seduta odierna della realizzazione dei due lotti del fabbricato di edilizia sperimentale pubblica della piazza di quartiere contenuta nel programma denominato Contratti di quartiere. Presa atto assenso alla delocalizzazione della Regione Puglia e dato di indirizzo alla struttura tecnica comunale. Se tutti sono d'accordo, io lascerei la parola al dottor Ciro Di Bello per illustrarci in 15 minuti, non di più, la problematica. Okay. Prego, dottor Di Bello. Grazie a questa amministrazione che consente ancora una volta al Comitato 167 di intervenire su una delicata questione. Noi dobbiamo partire dall'adozione di variante a PEP nel 2004, quindi amministrazione Labate, e c'è una prima rettifica da fare perché nell'intervista il signor sindaco ha ritenuto, poi si è corretto dicendo che il comitato aveva espresso parere favorevole
al contratto di quartiere, quando invece era un altro comitato di quartiere, l'ha specificato successivamente, però in un primo tempo può darsi che le persone può essere sfuggito che il comitato diciamo, aveva espresso parere favorevole, perché il rappresentante di quel comitato, verso l'ultima parte dell'amministrazione Lambrate, venne nominato anche assessore alla pubblica istruzione. Quindi poi passiamo alla delibera del Consiglio Comunale 28, è stato approvato il programma. Nella delibera del Giunta Comunale del 2006 è stato il programma in progetto definitivo di 3.553. Il tecnico incaricato con il protocollo 43.879/16/2008 ha presentato il progetto esecutivo relativo a questo intervento. Il 3 dicembre 2008 è stato validato il progetto. Poi ci sono le due DETEM, 131 e 132, del responsabile del terzo settore, che approva il progetto, quindi si perfeziona in certo qual modo l'iter procedurale. C'è stata una rettifica con la DETEM 40 del 2012, vengono rettificate le determinazioni 131 e 132. Arriviamo il 16/11 2011 che si è costituito l'attuale Comitato della 160. Quindi noi cominciamo il 29/2/2012, trasmettiamo una nota al Presidente della Giunta regionale, al Procuratore generale presso la Corte dei Conti, al Sindaco. Il Comitato chiedeva chiaramente circa la paventata ritipizzazione del terreno già destinata alla realizzazione di una casa di riposo e centro di disabili, tipologia C30, destinata invece alla realizzazione di lotte residenziale convenzionata. Non otteniamo nessuna risposta. Arriviamo alla delibera del Consiglio Comunale 18 del 16 marzo 2012, amministrazione Dottoli, il consigliere Aurelio Lucino mi sarebbe occupato però, per esempio, di vedere come modificare quell'ecomostro che verrebbe in quella che voi definite piazza, ma che a me sembra non solo un grande cortile. Nello stesso Consiglio Comunale, che già avevo detto precedentemente, l'attuale sindaco, che allora è consigliere dell'opposizione Tutolo, dichiara: voglio porre altri quesiti. È superfluo descrivere quello che il consigliere Lucino ha definito un ecomostro. Onestamente, qualcosa di più orribile in quella zona non poteva essere pensata. L'architetto Lucino, sintetizzo, il riferimento all'ecomostro non fa altro che continuare a mettere in evidenza il pericolo della perdita di finanziamento, perché la logica, l'iter procedurale dell'architetto Lucino è stato sempre quello di minacciare la perdita di finanziamento, in modo che il Consiglio Comunale dei Consiglieri certamente sono sempre rimasti un poco preoccupati. La stessa situazione si ripete nella delibera del Consiglio Comunale 19 del 17 marzo 2012. Anche in quella cosa interviene un altro consigliere comunale, Renato Gentile, che parla di se c'è la possibilità in qualche maniera, mi riferisco a te, architetto Lucino, di poter rivedere la situazione che riguarda la piazza. L'architetto Lucino ripete: io devo dire al signor sindaco che mi sarebbe piaciuto ancora una volta avere la presenza dell'architetto Lucino nel Consiglio Comunale, perché purtroppo non mi è stata mai data la possibilità di interloquire alla presenza di tutti i consiglieri comunali direttamente con l'architetto Lucino. Mi sarebbe piaciuto scambiare delle opinioni proprio per consentire, perché sembra che io dichiaro delle cose, però dall'altra parte segue l'unico esperto che conosce bene il meccanismo è sempre assente. Poi nel 19 aprile 2012 Bevere Pasquali, Antonio Tutolo, Fabrizio Abbate, Aurelio Ruggiero, Francesco Di Battista, Vincenzo Leccese, Michele Lunetta, Carmine Bianco proponevano la delocalizzazione dei quattro lotti. Quindi il 19 aprile 2012 tutti questi signori propongono la delocalizzazione e chiedevano all'assessore regionale Lancia Permanente il loro parere su questa iniziativa. Passiamo alla delibera del Consiglio Comunale 35 del 30 maggio 2012, amministrazione Dottoli, e c'è un atto, viene approvato un atto di indirizzo
Il distinguo che c'è tra questa deliberazione del Consiglio Comunale del 2012 con la deliberazione, che bisogna dare merito al sindaco Tutolo, la 48 del 2018, è sostanziale, perché viene nell'oggetto, secondo me impropriamente, viene chiamato atto di indirizzo. Invece atto di indirizzo non era, perché il Consiglio Comunale con quella delibera delibera la delocalizzazione e invita l'architetto Lucira a predisporre la progettazione per la delocalizzazione. Quindi non era, ecco, non era di nuovo un altro mero atto di indirizzo, ma era proprio una delibera. Tant'è vero che il giorno successivo, 31 maggio 2012, il sindaco Pasquale Dottori, il dirigente dell'architetto Lucieri, il presidente della commissione urbanistica Michele Bargiani, il direttore Pasquale Bevari, si recano a Bari per incontrare l'ingegnere Prizzi, responsabile del contratto di quartiere, l'assessore generale Gianberto Parente e l'ingegnere Nicola Giordano. In quell'occasione si prendeva atto della totale disponibilità dell'organo regionale ad apportare tale modifica, invitando il Comune di Lucira a manifestare la propria volontà con una proposta. L'argomento venne successivamente trattato nella Commissione Urbanistica del 12 giugno 2012, nella quale erano presenti l'architetto Lucira, l'ingegnere Perrotta, il Gione Bevere, la società di Carlo, l'ingegnere Saverio Sasso, il sindaco Pasquale Lotoli, l'avvocato Francesco Di Battista e il geometra Antonio Tutolo. Dopodiché abbiamo un lungo silenzio. Successivamente il sindaco Dottori si rendeva disponibile a recarsi a Roma. Io cerco di sintetizzare per il tempo che mi ha dato, perché vanno, si incontrano con un funzionario del ministero, presentano la proposta, l'architetto Mille, responsabile del ministero, acconsente. Vengono predisposte dei progetti di massima redatti dall'ingegnere Antonio Perrotta. L'ingegnere Perrotta, questi atti vengono spediti a Roma nel 2013. Quindi il 12 giugno 2013 vengono spediti tutta la proposta di progetto CESA. Quindi è parere del comitato, dice, gli organi esecutivi, la struttura tecnica, cui sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obblighi e dei programmi adottati dall'organo politico e quindi direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, il comma 4, articolo 51 della legge 141 del 90. Invece di azionare quelle iniziative di deliberate all'intera cittadinanza, hanno completato l'iter per l'indizione della gara di appalto. Cominciamo, si verifica un primo step. Cosa succede? Io nella tesi di laurea ho parlato anche della Bassanini bis. L'ente locale, la Bassanini bis, nella tesi di laurea ho trattato anche questo, ecco perché ho approfondito un po' l'argomento. La cittadinanza è rappresentata dal Consiglio Comunale, quindi differente dalla giunta che è l'amministrazione, la maggioranza, eccetera. Dopodiché l'ente comunale si distingue tra organo deliberativo e organo gestionale, nel senso che l'organo gestionale non si può sostituire all'organo deliberativo e i poteri sono differenti. Quindi di conseguenza quello che traspare in un modo molto, molto stridente è confondere la richiesta di un parere rispetto a un organo, a un deliberato del Consiglio Comunale, dell'organo gestionale, al quale è riconosciuto un unico potere di separare eventualmente la responsabilità. Può dire, per me è illegittimo, per me non è conforme alla procedura di legge, per cui io esonero, mi esono da qualunque responsabilità in conseguenza di un atto deliberativo del Consiglio Comunale, ma non può disattendere una disposizione del Consiglio Comunale in sé per sé. Però è anche vero
per contro, che il Consiglio Comunale, in persona di sindaco, ha l'onere di vigilare a che gli atti deliberati dal Consiglio Comunale vengano espletati dall'organo gestionale. Quindi di conseguenza noi teniamo due organismi che, mentre uno è subordinato all'altro, sembra che ci sia una sovrapposizione. Dice, va bene, voi potete fare quello che volete, tanto io vado avanti. Quindi ha continuato l'iter procedurale del progetto. Per cui l'assetto organizzativo dell'ente comunale è caratterizzato proprio dalla suddivisione della funzione politica da un lato e da quella gestionale e amministrativa dall'altro. Non si comprende per quale motivo l'architetto Lucita non abbia adempiuto all'atto di indirizzo di quella deliberazione del Consiglio Comunale 35 del 2012. Il dirigente avrebbe dovuto notiziare l'organo politico sulla procedura da intraprendere, giustificando la non condivisibilità dell'atto di indirizzo avuto dal Consiglio Comunale. Avendo messo ciò, il dirigente ha assunto comportamenti inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo deliberato dal Consiglio Comunale, il quale ha anche una sua responsabilità per la mancata vigilanza circa l'adempimento richiesto al dirigente. In tal caso scatta la colpa inadempiente e la colpa invigilante gravata sul Consiglio Comunale. In sostanza, se il dirigente si è rivelato inidoneo a gestire correttamente l'atto di indirizzo, la responsabilità è anche di chi lo ha incaricato per non aver tempestivamente controllato l'attuazione dell'indirizzo deliberato. Poi abbiamo il cambio delle amministrazioni. Abbiamo il 25 maggio 2014, il risultato, ci sta Antonio Tutto, il 4236, eccetera. Il 27 maggio 2014, dopo il primo risultato, che non abbiamo la maggioranza dell'amministrazione, la struttura tecnica rilascia due premesse di costruire. Quindi, delibera del 2012 senza nessun parere l'architetto Lucena. A cavallo del primo turno del ballottaggio rilascia, spezzetta, e rilascia due permessi di costruire per i primi due lotti. Il 7 giugno 2014, il secondo turno, l'amministrazione Tutto si insedia. E abbiamo la prima deliberazione, quindi 2014, stiamo parlando di 10 anni dopo la delibera del 2004, sono trascorsi già 10 anni. Abbiamo la prima delibera 52 del 14/4/2015, amministrazione Tutto, discussione sul contratto di quartiere, e sono decorsi 11 anni. L'architetto Lucera risponde al consigliere del Gaudio relativo all'atto di indirizzo e comunque ritorna di nuovo a dire: noi rischiamo di perdere il finanziamento. Il 2016 la struttura tecnica, quindi sono decorsi 12 anni, chiedeva al gruppo incaricato della progettazione di provvedere ad adeguare i progetti alla normativa intervenuta successivamente con il decreto legislativo 50 del 2016. Ora, a questo punto dico, ma nel 2012 l'amministrazione comunale aveva manifestato la possibilità, la richiesta di verifica un po' se è possibile la delocalizzazione. Invece l'architetto Lucena non soltanto non esprime a suo parere, pur essendo onerato, quando chiama il gruppo di progetto e dice: vedete, è intervenuto il decreto legislativo 50 del 2016, che è l'autorità nazionale anticorruzione, dice: devi adeguare gli atti progettuali a questa normativa, dimenticato completamente che il Consiglio Comunale aveva chiesto lumi sulla possibilità della delocalizzazione. Gli atti vengono adeguati, vengono validati e arriviamo alla deliberazione della Giunta Municipale 191 del 21 giugno 2017. Io mi rivolgo al sindaco, nell'intervista lui dice: questa amministrazione non ha fatto nulla in relazione al contratto di quartiere. Ci sono state due delibere di giunta municipale, la 191 del 2017
e la 193 del 2017 in relazione ai contratti di quartiere, e dove dice: dare atto in relazione all'entrata in vigore del decreto del 1350, il decreto dell'autorità anticorruzione, e parla e approvano il progetto, confermano gli atti progettuali, eccetera, predisposti dall'architetto Scopa, la Finepro, la Profene, eccetera. Nella delibera viene richiamato, dice: vista la delibera dell'ANAC numero 222 del 1 marzo 2017, quindi il lettore dice: gli atti progettuali sono stati trasmessi all'ANAC e l'ANAC ha deliberato, quindi ha validato gli atti progettuali. Io vado a scaricare questa delibera dell'ANAC e si riferisce all'istanza di parere di precontenzioso ex articolo 201 comune del decreto legislativo presentato dall'ANCE, lavoro per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fisico di Foggia. Antonio Di Pietro dice che ci azzecca. Quindi, perché il problema qual è? Nel diritto amministrativo ci sono gli avvocati che sono più e meglio di me preparati in materia. L'analogia non esiste. Nel senso che non si può dire, considerate che gli atti dell'ente fioristico sono simili più o meno a quella nostra, che sono antecedenti alla data di fece, eccetera, no, non è vero niente. Tu devi, gli atti progettuali, mandalo all'ANAC autonomamente. Non puoi dichiarare una questione che induce a pensare che gli atti progettuali sono stati validati dall'ANAC. Arriviamo alla determinazione di piazza 105 del 2017, il Comune di Uscire trasmette la gara alla provincia di Foggia. Il 28 marzo 2018, quindi stiamo parlando, sono passati 14 anni, presso gli uffici di Foggia si è tenuta la gara per l'aggiudicazione. Con determinazione del 714 venivano aggiudicati. Il 19 maggio 2018 si è tenuta l'assemblea del comitato, con l'intervento anche dei politici, il sindaco, l'assessore Ingegnere Di Croce, consigliere opposizione Fabio Valella, Giuseppe Pizzaro, Simone Dell'Osso. Il 14 giugno 2018 si va a Bari presso la Regione Puglia per incontrare l'ingegner Brizzi e su cui sottoporre la proposta di localizzazione. A questo punto vi è chi non vede che è come se il comitato si sente preso in giro dall'amministrazione. Noi siamo stati presi in giro. Perché? Cosa è successo? Delibera Consiglio Comunale 48 del 10 luglio 2018, atti di indirizzo finalizzati, che invece non è atti di indirizzo. Perché? Perché la delibera, cosa ha deliberato il Consiglio Comunale? Non ha deliberato un atto di indirizzo. Proceda anche previa acquisizione di un parere proveritario da richiedere al Comitato Paritetico Stato-Regioni sulla scorta di apposite relazioni che dovrà descrivere i progetti di ricollocazione all'interno del perimetro dei contratti quartieri e su varie di proprietà del Comune, circa la rispondenza della stessa all'intesa Stato-Regioni del 27 giugno 2014 allegato 1.3.1.1 per ottenere dal medesimo Comitato l'assenza a procedere all'esecuzione dei lavori d'opera del medesimo ditta vincitrice. Proceda successivamente ad acquisire un nuovo progetto di ricollocazione. Quindi non è un atto di indirizzo, è un atto deliberativo, il che è diverso. Ma cosa succede? E quindi il comitato aveva ammirato l'amministrazione tutto. Perché? Perché ha concretizzato l'atto deliberativo il 18 luglio 2018. Con un'istanza a firma congiunta del sindaco e dell'assessore all'urbanistica ingegnere Di Croce, e hanno redatto una relazione che il comitato ha condiviso pienamente, anzi ci siamo congratulati perché effettivamente abbiamo messo in evidenza veramente tutto ciò che era posto a base della possibilità della ricollocazione.
Quindi questa relazione viene spedita a Bari. Bari a dicembre assente alla delocalizzazione, perché dice a condizione che il tutto avvenga nell'ambito del perimetro del contratto di quartiere, ed è così, è a saldo invariato, ed è così. Cosa succede? Dopo il 10 luglio 2018 deriva il Consiglio Comunale, il 18 luglio 2018 l'istanza a firma congiunta del sindaco e dell'assessore all'urbanistica, l'architetto Lucera si ricorda, dopo due mesi, il 5 settembre 2018, protocollo 42.683, l'architetto Lucera riscontra la delibera del Consiglio Comunale 48 il 10 luglio 2018 e scrive tante cose, ma sempre non centrando il tema del GDR, il problema principale, mette in evidenza una serie di circostanze senza centrare, dice, ma mi sai dire cos'è che ti impedisce di delocalizzare? Parla ancora di una possibilità di una perdita di finanziamento, che abbiamo visto che non è così, in effetti, e stiamo parlando dopo 14 anni, stiamo ancora a parlare di perdita di finanziamento. Quindi mette in evidenza una serie di circostanze che sono arcinote fin dalla delibera del Consiglio Comunale del 2012. Ma cosa ancora di più, cosa succede? Che arriviamo alla sottoscrizione del contratto. Nell'ottobre 2018, insomma, mi sfugge un po' che adesso il termine esatto, quindi, ecco, il delibera del dirigente ad interim del quarto e quinto settore 151 del 12 ottobre 2018 viene approvato lo schema di contratto. Il 29 ottobre 2018 viene sottoscritto il contratto. Oh, vedete bene, consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, all'articolo 12 del contratto, sai cosa sta scritto? Termine per l'inizio e ultimazione dei lavori, per scrivere il termine di 45 giorni per l'inizio dei lavori, quindi i lavori dovevano iniziare il 14 dicembre 2018, e 600 giorni per l'ultimazione. Quindi a questo punto cosa succede? Quindi, ma scusate, ma il Consiglio Comunale a che serve? A che serve il Consiglio Comunale? Abbiamo infastidito la Regione, il Ministero. Qui sono presi la briga di esaminare tutte le proposte, leggere tutte le relazioni, eccetera, eccetera. Ma a questo punto basta un dirigente che dice, scusate, voi non servite a niente, potete anche andarvene a casa. Per cui, rispettando i termini fissati gentilmente dal Presidente, noi parliamo di inottemperanza all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale con delibera 35 del 2018, reiterata con successiva deliberazione 48 del 10 luglio, eccetera, l'omessa giustificazione per l'inadempimento, e chiediamo inoltre che il dirigente riformi il proprio parere espresso in data 5 anni tenendo conto di quello favorevole alla delocalizzazione espressa. A questo punto dico, ma l'amministrazione comunale quali provvedimenti intende intraprendere nei confronti di un funzionario che ha sostituito la volontà dell'organo deliberante, perché in effetti è andato un poco contro quello che era la volontà espressa dal Consiglio Comunale, che significa dall'intera cittadinanza. Io voglio completare con un invito all'amministrazione a tenere presente la possibilità di impedire la realizzazione di un ecomostro che veramente va a scompaginare
Lazzona a 167. Ringrazio per la pazienza. Grazie, dottor Di Bello.